Aziende che lamentano il mancato pagamento di ricevute bancarie, nonostante il conto in attivo, bancomat non funzionanti, bonifici non andati a buon fine. Aziende impossibilitate ad incassare il pagamento di fatture perché il vecchio IBAN, che avrebbe dovuto essere attivo sino a marzo, ha improvvisamente cessato di funzionare. Difficoltà segnalate agli sportelli telematici e lunghe file agli sportelli delle filiali per avere informazioni e segnalare situazioni di collasso dei conti. Sono i disguidi più frequenti segnalati da alcuni ex clienti Veneto Banca, ora Intesa San Paolo, a seguito delle operazioni di migrazione dei conti dei due istituti bancari avvenuto nel passato fine settimana. I disservizi si sono registrati a partire da lunedì a macchia di leopardo su tutto il territorio provinciale, dal lago alla montagna. Sin qui le voci del territorio, piuttosto aspre, voci che cozzano però con i contenuti di un comunicato ufficiale diffuso in giornata da Intesa San Paolo. A livello ufficiale, infatti, si parla di integrazione svoltasi regolarmente di operazioni concluse, quasi a dire che si tratta di fisiologici disservizi laddove si sono verificati. Il documento fa notare la complessità dell'operazione che ha riguardato 721 filiali tra ex Popolare di Vicenza ed ex Veneto Banca, 2,2 milioni di clienti, 1,5 milioni di conti correnti. I documenti ufficiali, insomma, spiegano che l'operazione ha permesso di estendere il modello organizzativo della banca dei territori con la creazione di nuovi centri imprese dislocate nelle aree un tempo di dominio dell'ex Venete.